Allora, bentrovati da Gerardo Paterna. Oggi diamo inizio ad un ciclo di trasmissioni video dove andremo a fare una serie di interviste utilizzando Hangouts e incontreremo diversi personaggi del settore immobiliare italiano, quindi imprenditori, start-upper, ecco, innovatori, quindi tutti coloro che così stanno lavorando alacremente per portare innovazione al settore immobiliare. Oggi abbiamo in collegamento Giovanni Codamer di Katanaka che salutiamo. Ciao Giovanni. Eccoci. Ciao Gerardo, ciao a tutti. Ciao. Allora, partiamo subito con le domande. Allora, Katanaka, no? Il nome ispira già così una sorta di cambiamento, no? Il cambiamento, la volontà, se vogliamo, di dare un taglio al modo in cui si cerca casa. Qual è il percorso che Katanaka suggerisce quindi? Sì, come dicevi, il nome si ispira alla spada del samurai. Quindi che rappresenta un simbolo di precisione e di velocità. Per cui, diciamo, Katanaka, ispirandosi a questo simbolo, propone anche un cambio di paradigma per quelli che sono i ruoli e le modalità di ricerca della casa online. Praticamente noi diamo al cliente la possibilità di esprimere con assoluta precisione le proprie esigenze e di metterle in un solo clic a disposizione degli agenti immobiliari. Allo stesso tempo, gli agenti avranno sulla piattaforma un ruolo attivo, quindi la possibilità di offrire un servizio fin dal primo approccio web al cliente, andando a fare una selezione di offerte su misura. La volontà di Katanaka è quella di mettere insieme la velocità del web, l'evoluzione dei servizi web, con l'intuito umano che riteniamo essere comunque una parte fondamentale, soprattutto quando si tratta di un bene così importante come la casa, utilizzando quelli che sono tutti i canali possibili, no, in una derivazione omnichannel che oggi è sempre più attuale, sempre più indispensabile per offrire un servizio di valore. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, senti, in pillole, hai fatto già qualche anticipazione, ma quali sono tre elementi che rappresentano i vantaggi, quindi, per chi cerca casa attraverso Katanaka? Dunque, facendo una piccola premessa, che è quella che il cliente che approccia la nostra piattaforma, non è un cliente, tra virgolette, curioso, no? Che ha bisogno di vedere che cosa offre il mercato, quindi il cliente che approccia oggi il portale immobiliare tradizionale, ma è un cliente più evoluto che si è già scontrato contro l'elevatissimo numero di offerte messe appunto in vetrina. Un cliente che ha l'esigenza di soddisfare un bisogno. Quindi i vantaggi che ha questo tipo di clientela sono intanto la possibilità di focalizzarsi, di dare focus alle sue esigenze, come dicevo prima, quindi attraverso un modulo che chiamiamo K-Mission, che è la nostra intervista guidata, ha la possibilità di esprimere con dei campi chiusi quelli che sono i parametri, diciamo, quantitativi che permettono poi alla gente di identificare l'immobile esatto e una serie di parametri qualitativi anche attraverso dei campi aperti, quindi una digitazione proprio di preferenze molto, molto intime, molto specifiche e addirittura attraverso un software dedicato la possibilità di andare a costruire la sua casa ideale ambiente per ambiente dando un'indicazione che va molto oltre, no, all'ambiguità dei due vani piuttosto che dei tre locali, ma proprio ti descrivo camera matrimoniale, camera singola, matrimoniale con bagno privato, quindi riesco a dare un'indicazione molto precisa di quello che io mi aspetto quando andrò a fare il sopralluogo della casa che mi Certo. proporrai. Ok, chiarissimo Questo questo. è, scusatemi, Sì. questo è il primo vantaggio, insomma, quindi la conseguenza di questo vantaggio è il risparmio ovviamente di tempo, che è sia online che offline. Online perché appunto la scrematura degli annunci, che
che di primo acchito è sicuramente un piacere, perché a tutti, no, fa piacere sapere, avere informazioni e raccogliere nel modo più veloce possibile, per questo i portali sono, certo, fantastici. Dopo però la prima esperienza, dopo la prima settimana di esperienza di ricerca, diventa un lavoro, che è il lavoro dell'agente immobiliare, che il cliente non vuole più fare. Quindi poter risparmiare questo tempo, no, consegnando un'intervista e dando la possibilità ad altri di farlo per te, è un vantaggio secondo me molto importante. Di conseguenza si ha poi anche un risparmio di tempo offline, ovvero non essendo io cliente che vado a fissarmi un appuntamento per un immobile che non conosco e che ho giudicato attraverso un annuncio delle fotografie, è molto più probabile che, seguendo un percorso guidato che mi porta appunto a confrontarmi su quell'immobile con quella gente prima di andare a fare il sopralluogo, riesco ad ottimizzare e ad andare a vedere case che sono veramente in target. Quindi un grosso risparmio di tempo. E il terzo vantaggio è l'instaurarsi di una relazione, sì, con quello che noi vorremmo che fosse non solo l'agente immobiliare, ma anche un consulente. Chiaro, perché il ruolo che ha l'agente immobiliare, dal nostro punto di vista, è un ruolo molto importante, che va oltre al ti faccio vedere la casa e ti organizzo la parte documentale, ma a nostro avviso è un ruolo che va appunto fatto di relazione, di fiducia fondamentale per l'acquisto di un bene, che è un bene importantissimo e che oggi è soggetto di normative sempre più stringenti, regolamenti edilizi, insomma controlli che un buon agente immobiliare deve essere in grado di trasmettere. Chiaro, chiarissimo. Senti, cosa importante, volevo un attimo ricondurre, focalizzare la nostra chiacchierata su un'iniziativa recentissima che riguarda proprio l'intervista automatica, quindi il concetto di intervista automatica che si inserisce all'interno del portale Katanaka. Quindi volevo che ci parlassi un attimo di questa new entry. Yes, molto volentieri. L'intervista automatica nasce come esperienza che abbiamo fatto sul campo durante tutto il 2017, quindi contro ogni previsione negativa, che era, insomma, molti sostenevano che sarebbe stato molto difficile portare un cliente a impegnare 15 minuti del suo tempo previa registrazione a raccontare i fatti suoi su una piattaforma web per ottenere un servizio. Questa scommessa noi in parte l'abbiamo vinta, abbiamo visto che chi ha l'esigenza fa questo percorso, si mette quindi nelle mani a disposizione dell'agente immobiliare e abbiamo iniziato a creare il nostro mercato nelle città principali, ovviamente questo per città principali intendo Milano e Torino, che sono le nostre aree di test, per questioni ovviamente di budget e di focalizzazione. Certo. Visto però che questo strumento ha un ritorno e a nostro avviso può essere un facilitatore e un acceleratore anche per l'agenzia immobiliare singola, abbiamo deciso di creare proprio un servizio dedicato che permetterà agli agenti di proporre la nostra intervista ai propri clienti in varie modalità, che andranno dall'online con la condivisione di semplice link alla possibilità di installare un widget sul proprio sito, anche all'offline con la possibilità di semplicemente di attaccare un adesivo, un QR code che riporta poi all'intervista, e quindi di proporre questo percorso alla propria clientela, specificando che quel cliente che accetterà questo invito sarà un cliente che l'agenzia avrà in esclusiva per un periodo di tempo, quindi avrà la possibilità di gestirsi e di fargli le sue offerte su misura, quindi di anticiparlo e di fargli provare un'esperienza di ricerca innovativa. Ok, chiarissimo. Senti, io ascoltandoti non posso fare a meno di riflettere sul fatto che probabilmente l'attività che fate, che fai con Katanaka, è molto così affine, se vogliamo, a quella del Property Finder, che sappiamo essere una tendenza ormai in atto da qualche anno, dove l'agente immobiliare decide di seguire esclusivamente il cliente acquirente, quindi quello che cerca casa. Ci sono dei punti di contatto? Assolutamente sì, l'esperienza ci ha portato, no? Io come agente immobiliare mi ha portato già
insomma, quando esercitavo la professione, a rivolgermi ad un pubblico molto ristretto e a offrire questo tipo di servizio. Catena K, se vogliamo, è un po' un'industrializzazione di questo processo, quindi non è un servizio per pochi, per pochissimi ancora in Italia, per questione appunto di business plan, insomma sarebbe stato troppo riduttivo darlo solo ai pochi che si sono cimentati in questo tipo di offerta, ma fonda proprio il suo principio su quello che è la base dell'offerta del property finder, ovvero la consulenza. Cioè io non ti sto vendendo la casa, ma ti sto vendendo un servizio che è quello di affiancarti nella ricerca della casa. Quindi a nostro avviso l'agente immobiliare tradizionale, che comunque vuole sopravvivere a quello che è un mercato sempre più concorrenziale, sempre più ricco di offerte anche di player rivolti alla disintermediazione, alla notizia facile, ad un accesso diretto, no? È quello proprio di cercare di spostare il loro posizionamento non su, sull'immobile, che ha una conseguenza, ma sul servizio che offrono. E quindi appunto l'instaurazione di un rapporto, le relazioni, la fiducia, il fatto di poter dare valore, che sono tutti, diciamo, contenuti che la nostra piattaforma prevede a disposizione dell'agente immobiliare. Certo. L'ultimo aspetto che riguarda una questione che mi sta un po' a cuore, no? Quello che le sinergie che si possono creare tra aziende che lavorano proprio nella filiera dell'intermediazione immobiliare, quindi di fatto dei servizi. Quindi mi viene da pensare che so io alle reti agenziali, ai portali di annunci, alle software house. Quali tipi di così, sinergie tu vedi possibili, quindi tra Catena K e tutti questi soggetti? Ma guarda, Catena K vorrebbe essere, ha l'ambizione di diventare una community di agenti immobiliari, no? Dove la gente ha voce, la gente inteso come agente immobiliare, ha voce in capitolo, quindi ha importanza. È chiaro che in questo processo tutti i player che hai citato possono avere un ruolo. Quanto riguarda le reti, c'è un po' di chiusura ancora, no? C'è ancora un po' un modello, se vogliamo, un modello di business un po' antiquato. E che tiene conto magari dell'esigenza, tiene conto forse dell'esigenza di fare mass market, mentre invece il vostro di fatto è così, ha un approccio un po' più selettivo. Parlando dei modelli, diciamo, adottati dalle reti. Assolutamente, assolutamente sì. Infatti non a caso poi abbiamo pensato anche appunto rispetto al primo instradamento, che era quello di creare il marketplace, di creare la community, anche di offrire un servizio che è quello appunto di dare questa intervista, no? Di offrire una riduzione dei tempi che si impiegano in agenzia per selezionare i clienti, che è anche una chiave di accesso appunto alle reti, perché è un servizio mirato che ogni singolo agente che decide di aprire la sua filiale può utilizzare. Mentre per quanto riguarda i portali immobiliari, sicuramente noi, ovviamente con il massimo rispetto di big player, non ci poniamo come concorrenti, assolutamente no, perché a parte che sarebbe assurdo, perché tra parte i big player c'è una marea di siti paralleli che rappresentano la stessa cosa fatta in maniera più o meno diversa, certo. Ma potremmo rappresentare il collo dell'imbuto, cioè quando il cliente entra nel funnel di ricerca, no? Quando arriva a quel punto in cui ha acquisito quella che nella nostra guida la ricerca della casa è lo step numero uno, cioè la consapevolezza di quello che hai bisogno, cioè il fatto che tu hai focalizzato veramente, hai messo a punto le tue esigenze. Ecco, a quel punto noi potremmo essere sinergici con il portale, nel senso puoi offrire un servizio anche a quel tipo di cliente, sarebbe anche molto, molto interessante, ovviamente. Certo. E per quanto riguarda le software house, al di là dei gestionali, che sono sicuramente un elemento fondamentale di connessione con le agenzie, stiamo già lavorando alla sincronizzazione con i principali, insomma, player nel mercato nazionale, per dare un servizio agli agenti, di celerità nel caricamento degli annunci.
Vedo molto interessante anche altri aspetto, scusami, altri soggetti che magari lavorano, altri diciamo, soggetti che possono essere, esatto, complementari che danno, esatto, che vendono un servizio alle agenzie immobiliari, che sono ad esempio appunto le aziende di virtual tour, piuttosto, certo, che le aziende di analisi dei dati, piuttosto che chi fa le planimetrie, insomma tutti quei player che offrono servizi digitali 4.0 agli agenti, e che fanno anche loro come noi magari fatica a far percepire il valore, introducendo questi strumenti, tra l'altro alcuni sono già anche presenti sulla nostra piattaforma, in collaborazione con noi, avrebbero il vantaggio di portare a conoscenza di queste realtà anche, portare a conoscenza di questa realtà anche il cliente. Certo. E quindi dare una consapevolezza al mercato e anche una fare in modo che sia il cliente stesso a pretendere dall'agente quel tipo di servizio, dare più consapevolezza al mercato che esistono metodi di comunicazione migliori, esistono fonti di notizie più rapide, e quindi portare poi anche ad una selezione naturale, no, di quegli agenti che non vogliono evolversi rispetto a chi invece sposa la tecnologia. Chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Bene, allora, intanto Giovanni, grazie, ti facciamo un grande in bocca al lupo per questa iniziativa. Lasceremo ovviamente sotto questa intervista una serie di link magari per accedere facilmente alla piattaforma e poterla di fatto provare, se sei d'accordo. Assolutamente sì, anzi ti ringrazio. Benissimo. Ok, e quindi in chiusura Gerardo Paterna vi saluta e vi aspetta la prossima intervista con un'altra persona, azienda che sta cercando di innovare il mercato immobiliare italiano, e quindi ci vediamo sicuramente presto. Un saluto.